Una fiera, ma anche qualcosa di più. E questo è l'obiettivo della 20ª edizione di MiArt, che si apre a Milano all'ombra del nuovissimo grattacielo di Sozzacchi a CityLife. L'edizione 2015, sempre organizzata da Fiera Milano e diretta da Vincenzo De Bellis, presenta 154 gallerie, di cui 72, un record, arrivano dall'estero. Siamo cresciuti piano, ma anche molto più di quanto pensavamo. Siamo molto contenti perché si attesta sempre di più come una delle manifestazioni più importanti a livello europeo. Tra gli obiettivi del direttore artistico, anche una nuova concezione dell'evento fieristico, non solo limitato all'aspetto più commerciale. Deve essere una istituzione vera della città, una realtà che mette insieme ovviamente una giusta dose di commercio, una giusta dose di mercato, ma anche una grandissima attenzione verso il contenuto, verso la cultura e verso la presentazione di arte e di design, perché abbiamo anche il design per tutti. A confermare questa vocazione di MiArt arrivano anche le parole dell'assessore alla cultura del comune di Milano, Filippo Del Corno. È chiaro che l'aspetto commerciale è presente, qui gli espositori sono delle gallerie d'arte, ma è vero che sta sempre più diventando un centro di attrazione e di riferimento anche per conoscere quanto sta accadendo di interessante e di innovativo sulla scena artistica internazionale contemporanea. Una scena che tra i padiglioni di Fiera Milano City appare ricca tanto di artisti storicizzati quanto di talenti e galleristi emergenti, portavoce di quella vocazione d'avanguardia che la Milano Pronta per l'Expo ha il dovere di rappresentare non solo a livello culturale.